Carissimo Liberato, è un onore immenso averti ospite qui a Intersviste. Sei ormai un'icona dei nostri tempi, un successo internazionale che ha portato la musica neomelodica un passo oltre. Alcuni parlano di avanguardia, altri di tradizione, e forse è il mix tra le due cose a renderti così unico. Un uomo? Un progetto? Sicuramente un'idea, circondata da tante storie che hanno colpito ognuno di noi, un brano alla volta. L'anonimato, se vogliamo, tipico della malavita e il mistero, è stato forse questo il segreto del tuo successo? Tutti ne parlano, ma nessuno, nemmeno noi che ti abbiamo davanti, sappiamo chi sei. Una sfilza di nomi sono stati fatti, prima Calcutta, poi Livio Cori, Emanuele Cerullo, Marco D'Amore, il mago Forrest, Me contro te, un detenuto del carcere minorile di Nisida, e di recente anche Gennaro Nocerino. E anche noi potremmo dire la nostra e chiederti chi sei veramente. Ma che senso ha? Perché dovremmo farlo? Soltanto per soddisfare una curiosità primordiale così da etichettarti con un nome e un cognome? Soltanto per placare quel prurito che si chiama gossip? Forse non è il caso, forse è meglio non saperlo e mantenere vivo questo mistero che va in loop come 9 maggio dal 14 febbraio 2017. Che poi che data bellissima hai scelto. San Valentino, una storia d'amore già conclamata dal primo singolo. Un amore che percepiamo in ogni canzone, quello per la tua città, Napoli. La città dei babà, dei presepi, del caffè, di Totò e adesso anche di Liberato. Incredibile, non trovi? Penso non ci sia cosa più importante per un artista dell'entrare di diritto nella storia, in questo caso quella contemporanea. Un po' come Maradona, no? Che poi col calcio c'è un grande legame. Hai scritto le musiche per Ultra, il film di Lettieri. La fonte di Liberato sembra quella delle scritte da stadio, per non parlare dei fumogeni nei tuoi video. Inutile insomma chiederti che squadra tifi, no? Anche perché sei proprio un boy from Napoli, così per citarti. Direi che non c'è modo migliore di chiudere questa intervista. Grazie mille, Liberato, per essere stato con noi. Facci soltanto urlare un'ultima cosa. Liberato, canta ancora! Se anche tu hai qualche domanda da fare a Liberato, beh, scrivila nei commenti oppure, non so, falla a lui, tanto insomma non ci ha risposto, quindi vedi tu.